Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai. A te piace la musica? Assolutamente sì, sono stato al concerto di Vasco. Grande, anch'io. Devo dire, è stata una bellissima energia. Io penso che sia un cantante strepitoso, perché riesce proprio ad unire la forza, l'energia, soprattutto anche di testi che spesso sono forti, nostalgici, profondi. Vasco è bello per questo. Tuo primo lento, quali erano le note? La canzone di Max Pezzali era i primi lenti che si faceva, le notti non finiscono. Ah, la sai anche tu allora? Questo intitolava? Aspetta, mi chiedi troppo. Come mai ci si innamora? Perché il cuore va e non hai tempo di pensarci, non hai tempo di razionalizzare e quindi ti lasci andare. E tu sei innamorato? Io sono innamorato della vita. Non ancora, però vado ad innamorarmi, mi innamoro difficilmente, però quando do il 101%. Però io non sono sera, non mi fare fare la parte del sera, non ci riesco. Sappiamo che hai tanti flirt in giro. No, io sono uno molto, molto riservato, infatti non mi vedete in posti nei ristoranti famosi o quelli pubblici, per cui i playboy sono altri, insomma. Alla ricerca della donna ideale, quindi, giusto? Alla ricerca della felicità e della donna ideale, ideale. Un appello, come deve essere sta donna? Ma insomma, lo stereotipo non c'è della donna ideale, sicuramente c'è una donna che deve essere libera, deve essere spontanea, che deve essere un'amica, deve essere divertente, mi piace il confronto, una donna determinata, però sicuramente non deve essere una donna molto intraprendente, non mi piace una donna aggressiva. Quindi sicuramente esteticamente, invece una donna quantomeno che sia piacevole. Ciao! C'è stasera? C'è qualcosa di buono? Ah, non lo so, ho visto passare qualcuna, poi non so se rientra nelle tue corde oppure no. Le mie corde vocali? No, abbiamo capito che piace una donna un po' particolare, ecco. No, insomma, non è... Sei pretenzioso? No, assolutamente. Semplice, però insomma che sia cazzuta nello stesso tempo. Soprattutto a me piace divertire, sono una persona che prende la vita sempre un po' con leggerezza, però leggerezza non significa banalità o superficialità, quella è un'altra cosa. Chissà cosa troveranno invece le donne in te, a parte lo sguardo, il fisico. Te lo sei mai chiesto? Ma non lo so, non lo so. No, sicuramente l'umorismo, questo sì, l'umorismo, c'è la voglia di divertirsi, la freschezza. A proposito, mi saluti i ragazzi dei Gossip News, devo dire che sono sempre molto, molto simpatici, a parte insomma tutti gli utenti, tutti molto carini, insomma l'unico problema è un po' l'inviata, però insomma non si può avere tutto dalla vita. Ciao! Ciao ragazzi!